Luciano Emmer, ideatore, scrittore, narratore dei tuoi film. Oh signore. Perché hai scelto Giotto per il tuo primo film? Per caso. Sì, dico per caso perché aveva raccontato una storia e voleva raccontare una storia e lui l'aveva già fatta come uno storyboard. Quante volte ho detto sta roba non lo so. Tu giravi sulle foto a Linari, i tuoi primi documentari. Sì, sì, a Linari, matte. Cioè non lucide, matte, stampate matte perché ci lavoravo sopra col carboncino per cancellare delle parti, per oscurare delle parti. Il bacio di Giuda era oscurato tutto attorno, c'era solo le facce di Cristo e di Giuda. C'era persino un primo piano di una Madonna che era addirittura, credo, di epoca molto posteriore. Il Marangoni, il grande storico dell'arte, che aveva una grande simpatia per me, mi ha torturato per anni per chiedermi dove avevo trovato questo volto di Giotto, che alla fine gliel'ho confessato, non era di Giotto, mi servivano quegli occhi. Hai girato i tuoi primi documentari dal 38 in poi. Nel 46, Racconto da un affresco, Paradiso terrestre, hanno avuto una riedizione con musiche di Roman Blood. Sì. E questo per distribuirli in Francia. Cosa per distribuirli che... nel mondo. Nel mondo. Andati anche in America con la voce di Gregory Peck e Dorothy McGuire. La scelta delle musiche per i tuoi documentari è molto particolare, fino, non so, a Segovia per Goya o prima ancora Prokofiev, Stravinsky negli anni 30 e 40. Cos'è per te la musica in un film, in un documentario? Era un modo di avere qualcosa che mi accompagnava nei miei racconti. Non era predeterminata, sentivo la necessità di accostarle a certe cose che facevo io. In Bosch era l'Alborada del Grazioso di Ravel e la Petrusca di Stravinsky. Erano, sembrava che fossero nate dalle pitture di Bosch direttamente. Quali sono i tuoi rapporti con la Francia? Ah, c'era un certo Bromberger che li ha comperati per la Francia, li ha distribuiti, allora pensa che riusciva a guadagnare dei soldi con dei film sull'arte, in bianco e nero, così disperati come quelli che giravo io. E per risparmiare i soldi e non pagare me perché credeva che io ero uno che si era montato alla testa, cosa che non ho mai fatto nella vita. A un certo momento ha deciso di fare uno su Picasso e uno su Van Gogh, in bianco e nero. E ha inventato Alain René, perché era un giovane di buone speranze e l'ho pagato pochissimo. Questo me l'ha detto Alain, che ogni tanto dice che lui è nato per merito mio, nessun merito. Ma le foto a Linari dove le trovavi? Da Linari, in via del Babuino. C'era un negozio in via del Babuino e io andavo a supplicare in ginocchio di
fammene pagare poco perché non c'avevo una lira. Ho scelto i momenti più drammatici della strage degli innocenti. La morte degli angeli. Gli angeli giudicati in dissolvenza. Dissolvenza che oggi sarebbe una cosa persino banale da fare, perché con l'elettronica è fatto apposta per farlo. In pellicola è un casino, perché fare la dissolvenza tra un angelo e l'altro fa sembrare un volo, ci vuole il contotipo, la pellicola, una stampa invertibile, è stato un lavoro che è durato 15 giorni. Oggi su gli apparecchi qui si fa in 15 secondi, però non ha lo stesso valore di quelli di allora, avevano un'altra densità. Erano cinema. Tu negli anni della tua formazione hai guardato anche al cinema d'avanguardia, cioè René Clair, Méliès, no, guardavo, io andavo al cinema, certo, tutto quello che c'era da vedere l'ho visto quando ero bambino a Venezia e poi alla Cineteca Francese, certo, e poi giù quello che ho visto. Infatti tutte le novità d'avanguardia successive praticamente erano già state fatte all'inizio, cioè quando cominci con Buñuel, Dalí, Menrey, René Clair, eccetera, Entr'acte, L'Âge d'Or, eccetera, ho visto tutto, c'erano già tutte le possibilità del cinema. E poi c'era Méliès, era l'unico grande poeta del cinema, che adoperava il cinema veramente come un balletto, una fantasia sua. Destino d'amore, 1943. Oh, un film sull'amore, uno dei tuoi tanti film. No, non è. Sono, è un film in fondo abbastanza ironico, perché è la storia di un amore fatto con le cartoline a platino, con il tradimento di lui che va a puttane e poi che va alla guerra e si pente, e ritorna la sposa e nasce una cappellata di figli. Quindi non era una storia d'amore, una storia romantica, era una storia in fondo, dico ironica per non dirti peggio, satirica. Sono trovato a fare cinema involontariamente, così, perché non sapevo fare nient'altro. Tu nel 38 stavi a Milano. Sì. Ed eri a contatto con la Cineteca di Lattuada. Come contatto? Ero membro. Ci vuoi raccontare i tuoi anni di formazione? La Cineteca durante il fascismo era, anzitutto è nata per l'entusiasmo di Henri Langlois, che ha creato la Cineteca
con la Toada e Comencini. Il vero motore della Cineteca era Comencini, perché la Toada andava in giro con bastone col pomodoro, faceva il grande, aveva già cominciato a fare i film. Romantici a Venezia, un esempio di film che è andato appunto in Francia con il titolo Venisse Sesaman. Ah, quello non è andato in Francia, è Cocteau che l'ha rubato insieme a Sant'Orsola e mi ha costretto per 2 mesi ad andare da lui che scriveva il testo e poi l'ha detto con la sua voce. Perché era, si era innamorato del mio cinema. Eravamo diventati molto amici, ma persino costretto una volta ad andare a vedere un suo film in una saletta privata, cosa che io odio. Mi pare si chiamava La Bella e la Bette. Ah, ecco dove la Ferilli ha trovato le danno, ha trovato il titolo. La Cocteau. I rapporti con gli storici dell'arte che all'epoca facevano documentari molto più... Nessun rapporto, tranne che con uno, Lionello Venturi. Lionello Venturi che è quello che mi ha costretto a fare Leonardo da Vinci, che mi ha supplicato. Con lui ero molto amico e da lui è nato il rapporto con Schirà, perché sua figlia era la moglie di Schirà. Gli altri non li ho mai conosciuti. Non so se ho incontrato una volta Raghianti, Arganzi una volta, Longhi mai coperto, Berenson poi non sapevo nemmeno chi fosse, dove fosse e cosa facesse. L'unico che non aveva non disistima, ma così giudicava blasfemo quello che facevo io, credo che fosse Raghianti. Diceva che io sfruttavo l'opera d'arte. Io non, l'opera d'arte, se la volevo vedere, andavo a vedere per conto mio. Fratelli Miracolosi è uno dei tuoi documentari più didattici, non per questo didascalici. Infatti è un film del documentario d'arte del 49 su Beato Angelico, dove c'è una voce fuori campo che spiega l'opera di Beato Angelico. Credo che sia l'unico film che tu hai girato con un'idea molto di documentario. Sì, ma c'è una storia anche lì, la storia di Cosme e Damiano. Qual era il vero motivo? E poi il girotondo finale dei Beati. Era uno strano personaggio con Beato Angelico. Un personaggio curioso, gaudente, perché era, del resto, uno dei pochi musei che io ho visitato è quello di San Marco, dove ci sono tutti. E la bellezza è che i suoi quadri sono piccolissimi e quindi avvicinandosi dentro invece c'è un mondo enorme, infinito. Ho cominciato a fare Carosello con un film da pitture, perché ho fatto alla maniera di quello che avevo fatto con Picasso, ho fatto su una parete bianca, Utuso, Bartolini, Anna Salvatore, Capogrossi, Cagli, non mi ricordo più gli altri, che facevano questi schizzi. Cagli faceva le foglie
stampate. E alla fine era, alla fine la macchina arretrava, c'era un tavolo elegante con sopra una bottiglia di brandy Fabbri. E i padroni del brandy Fabbri si sono catturati queste 8 opere, chissà dove ce le hanno, avrebbero dovuto avere un palazzo per me, perché erano belle grandi. Quindi Carosello l'ho cominciato anche a quello, comunque, sempre con questa fissa dei film sull'arte.